Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi prepariamo una pizza fatta in casa che lievita direttamente nella teglia. Verrà alta e soffice. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono per realizzare una teglia di pizza. 500 g di farina zero, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 12 g di lievito di birra, 250 g di acqua tiepida, un cucchiaino di zucchero e 10 g di sale, che sono più o meno un cucchiaino abbondante. Adesso ho diviso ovviamente il lievito, lo zucchero e il sale in 3 ciotoline. Vado ad aggiungere un pochino di acqua tiepida e li andremo a sciogliere. Aggiungo il lievito di birra sciolto alla restante acqua. E aggiungiamo anche lo zucchero disciolto in acqua. E la incorporiamo alla farina. Iniziamo a mescolare con una forchetta. Aggiungiamo quindi anche l'acqua con il sale. Continuiamo a mescolare. Infine aggiungiamo anche l'olio. Continuiamo ad impastare con le mani. Lavoriamo il nostro impasto per circa 5 minuti. Disponiamo un po' di farina sul nostro tagliere e cominciamo ad allargare il nostro panetto di pizza direttamente con le dita. Una volta che lo avremo allargato, procediamo a stenderlo con il matterello. Ci vorrà un po' di forza perché non abbiamo lasciato lievitare il nostro panetto. Di conseguenza la pasta è tenace. Questa è una pizza che lieviterà direttamente in teglia. Ci aiuterà a fare dei passaggi molto più veloci e il risultato non sarà niente male. Quindi disponiamo un po' di olio nella teglia . Schiacciamo bene la pizza lungo i bordi della nostra teglia . Vi consiglio anche di ungere la superficie come faccio io, in modo che non si secchi. Copriamo con la pellicola alimentare e la lasciamo riposare nel forno spento, magari preriscaldato di 20-30 gradi e poi ovviamente chiuso, in modo che l'ambiente sia tiepido ma non eccessivamente caldo. E dopo un'oretta di lievitazione la nostra pizza sarà perfetta, alta e soffice. Prepariamo quindi il condimento. Ci occorrerà della passata di pomodoro, che condiremo con sale e olio extravergine d'oliva, e se vi va anche del basilico fresco oppure dell'origano, in base ai vostri gusti. Taglio anche qualche fetta di scamorza
lasciandola volutamente un po' più grossa perché l'andrò a mettere in cottura. E a piacere potete utilizzare del prosciutto cotto, delle olive, capperi, acciughe, insomma, quello che più vi piace. Per fare in modo che non si formino delle bolle d'aria troppo grosse, vado a fare dei buchetti utilizzando la punta di un coltello, forando quindi tutta la pizza. Condiamo con il nostro pomodoro. Cerchiamo di distribuirlo in maniera uniforme con un cucchiaio. Versiamo un altro filo di olio, i nostri pezzetti di prosciutto, le fette di scamorza, olive denocciolate, e mettiamo in forno a 250 gradi per circa 20 minuti. Vi ricordo di riporre la teglia della pizza verso il basso. Così cuocerà in maniera più uniforme. E questo è il risultato finale. L'ho fatta leggermente più cotta, così è venuta anche un po' più croccante, perché ci piace così. Però se a voi piace più bionda, basterà tirarla fuori un pochino prima, sempre in base ai propri gusti. Vi consiglio di fare questa ricetta durante quelle giornate in cui vi viene una voglia improvvisa di pizza e non avete tanto tempo per lasciarla lievitare. È davvero ottima e molto golosa. Ai bambini piace un sacco e guardate anche che bella alveolatura, nonostante abbiamo fatto un impasto davvero di 5 minuti e una lievitazione soltanto di un'ora. Bene, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se così ricordate per favore di lasciare un like a questo video per sostenere il mio canale e iscrivetevi. Poi se vi va anche di condividere la ricetta con gli amici sarebbe fantastico. Vi consiglio anche di dare uno sguardo a questo video che ho realizzato qualche giorno fa, perché è davvero una bella ricetta che risolve un pranzo o una cena in maniera davvero ottima, veloce e golosa. Un abbraccio a tutti e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Ciao!